Poracci, siete stati in tantissimi a riconoscere il mitico The Lion Trophy Show, ma il primo a scrivere il titolo corretto è stato Matteo, che ha messo anche The. Tantissimi commenti mi hanno emozionato, quindi ne metto due, quello di Adriano e Kazui, che vanno a prendere due cose così specifiche che solo chi ha vissuto quell'epoca in prima persona può ricordarsi. Madonna, che nostalgia! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte plagiate! Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza errori di editing, senza errori di editing, senza errori di editing. Oggi faremo una pausa dai TG Poro perché secondo me è arrivato il momento giusto per iniziare a discutere sul futuro della serie di Mario Kart. È vero, Mario Kart 8 Deluxe continua a vendere tanto ed è improbabile che nell'immediato futuro Nintendo decida di immettere sul mercato il suo seguito. Ma i recenti rumor emersi su un possibile Mario Kart 9 o Nintendo Kart hanno dimostrato una cosa: c'è molta voglia di scoprire come si evolverà la serie, tanto che l'argomento è diventato addirittura trending topic su Twitter. Quindi in questo video voglio gettare le basi per una discussione che spero vi coinvolgerà direttamente qui sotto nei commenti o, se vorrete, anche in live sul sito Viola, dove mi troverete online più o meno tutte le sere a partire dalle 21:30. Quindi siete pronti a immaginarvi Mario Kart 9 e anche Mario Kart 10? Prima però vi devo dare una brutta notizia. Mi ha chiamato Miyamoto e mi ha detto che non uscirà mai un nuovo Mario Kart finché non avremo conquistato in modo non violento YouTube Italia. Quindi poracci, tocca darsi da fare. Voi dovete solo lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Al resto penso io. E visto che ci siete, seguitemi anche sugli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Quando si parla di Nintendo è molto difficile prevedere quale forma assumeranno i prossimi giochi, visto che l'azienda di Kyoto tende molto spesso a rivoluzionare completamente ogni suo brand e difficilmente rimane ancorata a delle idee ludiche per più di un capitolo. Guardando però alla storia di Mario Kart ci possiamo fare un'idea precisa su come la grande N deciderà di portare avanti la serie. Se analizziamo gli 8 capitoli principali della saga ci rendiamo conto che, sebbene il cuore del gameplay rimanga sempre lo stesso, ogni episodio è incentrato su un tema distinto che lo rende ben diverso dagli altri. A volte si tratta di elementi rivoluzionari che non hanno più fatto il loro ritorno nei successivi capitoli, come ad esempio la meccanica del doppio guidatore in Double Dash, altre volte invece di aggiunte meno radicali o più generiche, che sono state riproposte più o meno invariate anche in altri Mario Kart, come le moto in Mario Kart Wii o la personalizzazione dei veicoli in Mario Kart 7. Per il seguito di Mario Kart 8 non mi aspetto nessun cambiamento epocale, anzi la scelta più logica sarebbe quella di discostarsi il meno possibile da Mario Kart 8. Mi riferisco ovviamente al gameplay base, al cuore dell'esperienza. Con una user base così vasta non avrebbe senso cambiare una formula vincente rischiando di alterare un equilibrio che è stato in grado di convincere tutti. Ma questo non significa che avremo un Mario Kart 8 Deluxe 2, o almeno spero, piuttosto che il tema principale di Mario Kart 9 non stravolgerà il gameplay a cui ormai siamo abituati. I veri capitoli sperimentali potrebbero arrivare con spin-off simili, un po' come è successo con Mario Kart Live Home Circuit e Mario Kart World Tour. Per me i leak che parlano di Mario Kart Crossroads o Nintendo Kart sono uno scenario probabile per più di un motivo, e vi dirò, l'idea di un grandissimo crossover alla guida dei kart non mi dispiace affatto. Prima di tutto però partiamo dal nome. Non esiste che Nintendo decida di abbandonare Mario Kart in favore di Nintendo Kart. Il nome della serie è troppo forte per rischiare di creare confusione con un cambiamento del genere, però effettivamente si potrebbe optare per la strada di rimuovere la numerazione nel titolo, presente alla fine solo in pochissimi capitoli, in favore di un sottotitolo che catturi da subito l'attenzione verso quella che sarà la peculiarità del gioco. Crossroads è un nome interessante. Rimanda agli incroci, quindi all'incontro di più universi narrativi, e poi è stilizzabile con una X, simbolo che indica il crossover, e così avreste anche il vostro Mario Kart 10. L'idea di estendere il roster a tutto l'universo Nintendo sarebbe molto intelligente. Innanzitutto è un trend su cui Nintendo si è già affacciata con i DLC di Mario Kart 8, quasi fossero un primo timido tentativo di dare una chance a un'impostazione del genere, e in secondo luogo, così facendo, si andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla fine
di Super Smash Bros. Ultimate, un capitolo che ha dimostrato la potenza commerciale dell'Everyone is Here, una strategia che porta i fan affezionati a un determinato brand ad avvicinarsi al crossover, ma al tempo stesso genera curiosità verso gli altri personaggi non conosciuti, con il successore di Ultimate ancora lontanissimo nel tempo e che probabilmente adotterà un roster molto più ristretto, un Mario Kart Crossroads potrebbe essere la soluzione perfetta per continuare a giocare e a monetizzare sul concept del crossover definitivo. Guardate Mario Kart 8 Deluxe come continua a vendere ad anni dalla sua prima pubblicazione senza aver mai ricevuto un aggiornamento da parte di Nintendo e pensate che numeri potrebbe generare un Mario Kart graziato da un supporto continuo, simile a quello che si vede in World Tour, o magari in grado di prendere spunto da Smash e proporre un Driver's Pass, un pass stagionale a pagamento in grado di aggiungere nuovi personaggi e pacchetti tematici. Proprio l'altro giorno ne stavamo parlando in live e molti di voi mi hanno risposto che difficilmente Mario Kart riuscirebbe a ricreare l'hype di un Fighter's Pass di Smash. In effetti ogni personaggio di Smash aggiungeva un intero nuovo playstyle e il fascino dietro a ogni presentazione portata avanti da Sakurai stava nello scoprire la miriade di dettagli che erano stati confezionati all'interno di un DLC unico e irripetibile. Sarebbe praticamente impossibile ripetere la stessa magia su dei personaggi seduti all'interno dei kart, perché c'è molta meno libertà d'azione. E su questo ci ho pensato molto e avete ragione, però c'è qualcosa, ripreso direttamente dal passato della serie, che potrebbe dare un forte carattere di unicità a ogni singolo personaggio. Immaginatevi un ipotetico driver preso direttamente dal Driver's Pass. Con esso arriverebbero anche un nuovo kart, scomponibile nei vari elementi, un nuovo tracciato e magari anche qualche nuova musica. A questo punto io però riprenderei direttamente da Double Dash l'idea degli special item, gli oggetti specifici di ogni personaggio che sono tornati anche in World Tour sotto forma delle abilità speciali. Questa meccanica garantirebbe una bella varietà nel gameplay e ogni DLC andrebbe a cambiare gli equilibri complessivi. Il sogno sarebbe vedere qualcosa di simile agli arcade GP, dove c'erano addirittura 6 oggetti speciali per ogni personaggio, ma questi episodi spin-off sviluppati da Bandai Namco hanno una struttura assai diversa dai Mario Kart che siamo abituati a conoscere. Quindi non volerei troppo con la fantasia. Abbiamo detto però che Mario Kart 8 Deluxe può rappresentare un'ottima base di partenza. In fondo si può considerare come uno dei migliori Mario Kart in assoluto. Magari non sarà il vostro preferito, ma è innegabile che a livello contenutistico e di gameplay sia uno dei punti più alti raggiunti dalla serie. Ci sono però degli aspetti che spero vengano cambiati radicalmente con il suo successore. Parliamoci chiaro, la modalità single player di Mario Kart 8 Deluxe è inesistente e forse l'unico tallone d'Achille di tutta la produzione. Per quanto riguarda il multiplayer, difficilmente si potrebbe sperare di meglio. Certo, per come Nintendo gestisce l'esperienza online, si potrebbero fare passi da gigante sotto molti punti di vista, però a conti fatti, l'online di Mario Kart 8 Deluxe è tra i più completi e soddisfacenti disponibili su Switch. Ma in single player non c'è un vero incentivo a giocare ed è una cosa che va corretta assolutamente. E per porre rimedio a questa mancanza si potrebbe agire su più livelli. Quello base è la reintroduzione di una classica progressione a trofei, dove vincendo i vari gran premi si sbloccano contenuti aggiuntivi. Un ulteriore passo in avanti potrebbe essere dettato dalla ripresa delle missioni, apparse in Mario Kart DS, un concetto mai più utilizzato nei capitoli seguenti. Immaginate le missioni di Mario Kart un po' come la vetrina di Smash Ultimate, dove viene chiesto al giocatore di completare determinati obiettivi con specifici personaggi su dei circuiti classici. Qui gli sviluppatori potrebbero veramente sbizzarrirsi e vi ricordo che in Mario Kart DS le missioni culminavano con delle boss fight riprese direttamente da Super Mario 64 DS. E a questo punto perché non sperare nell'introduzione di un vero e proprio story mode, il fiore all'occhiello di Diddy Kong Racing o, se siete più giovani, la carta vincente di Crash Nitro Fueled. Questo aggiungerebbe una nuova dimensione all'intera esperienza che renderebbe Mario Kart Crossroads immenso anche in single player. Basterebbe anche un generico canovaccio che giustifichi la presenza di tutti i personaggi Nintendo che poi si sviluppi un po' come accade nei picchiaduro in degli arcade mode tematici infarciti di cutscene e micronarrative.
L'importante è che, ad esclusione di DLC e Driver's Pass, non venga inserito alcun tipo di microtransazione, pratica che, come abbiamo visto, è tutt'altro che innocua. Visto che Nintendo sta sperimentando in questo settore grazie ai capitoli su mobile, non vorrei che alla grande N venissero strane idee in mente, tanto da riprendere gli aspetti peggiori di World Tour. Per ora i due mondi sono stati sempre ben distinti e non mi aspetto un tale calo di stile da parte di Nintendo, ma mai dire mai, soprattutto di questi tempi. Poracci, questi sono solo gli aspetti fondamentali che mi vengono in mente immaginando un nuovo Mario Kart, che comunque prima o poi arriverà. Voi cosa ne pensate? Come vi immaginate un nuovo episodio di Mario Kart e soprattutto cosa vorreste vedere nel nono capitolo? O decimo, insomma, dipende da come contate. Come al solito vi aspetto nei commenti o magari questa sera in live. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Kart. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! L'unico senza errori di editing in